Salve ragazzi, allora facciamo un video. Qua sto alla stazione di Salerno, ecco la valigia è tutto. Scusate, non l'ho fatto ieri perché ero in a pranzo, cioè c'è cioè, a pranzo, insieme a cena con degli amici, quindi non ho potuto guardare tutta la partita. Allora, da quello che ho visto, perché ho potuto vedere una sintesi un po' più larga rispetto a quella che danno su Sky, come sempre, vabbè. Una Milan Frosinone 3-1 per il Milan. Allora, ho visto, sinceramente. Ho visto un Milan discreto, una partita giocata bene dai ragazzi all'inizio. Ecco, scusate, lo speaker del treno. Comunque, ho visto un Milan discreto, ragazzi. Cioè, nel primo tempo abbiamo giocato primi 25 minuti proprio sotto il Frosinone alla grande. Cioè, io ero sconsolato dalle statistiche, ragazzi. Ma ci rendiamo conto, addirittura tiri in porta 2-0 loro. Cioè, ma ci rendiamo conto? C'è veramente una roba veramente imbarazzante per noi. Scusate ancora per questo coso, però alla fine questa è l'unica occasione che ho per fare il video. 2-0 per loro, primo tempo, una roba imbarazzante. Poi il Milan si sveglia. Per la prima volta Luka Jovic. Cioè, incredibile. Luka Jovic fa il gol del 1-0. C'è anche un discreto gol perché c'erano due o tre difensori, portieri, c'era di tutto là. Veramente, cioè un tiro incredibile anche se c'era dire dentro l'area, batti il portiere e il difensore 1-0 per il Milan, ma ti rendi conto che come hai fatto? Cioè, ma tu non eri quello che sbagliava sempre davanti ai portieri, come hai fatto con la Fiorentina, cioè parevi un cadavere e mo sei tornato in vita, hai fatto pure l'assist per il 3-0 di Tomori, Pulisic e Maignan i soliti fenomeni, purtroppo Brescianini 3-1, ma vabbè. Pazienza, il ragazzo non c'ha neanche, ti devo ringraziare, non c'ha neanche per non averci saltato in faccia. Il Milan ha meritato la vittoria, ma devo dire la verità, il Milan è stato veramente per certi versi anche meglio dell'Inter contro il Frosinone, perché non ci scordiamo che i nerazzurri hanno vinto col Frosinone dopo che praticamente gli era stato assegnato un calcio di rigore a favore, dopo quel tiro di Di Marco che era più un cross. Ma riuscito, però il portiere esce e gli fa fare gol. Invece noi sono stati tre gol strameritati. Cioè, non dico che siamo più forti per una partitella con la piccola. Siamo stati anche più bravi, ma anche un po' più fortunati. Perché la squadra comunque era. Cioè no, l'Inter è stata più fortunata di noi col Frosinone. Però siamo stati bravi noi, ecco, un po' più bravi. Comunque, devo essere sincero. Scusate questi rumori, ragazzi, ma qua sono in una stazione, quindi li sentirete di continuo. Devo essere sincero, non mi aspettavo una reazione così attenta dalla parte del Milan contro un Frosinone che sarà anche una squadra neopromossa, però di solito noi fatichiamo sempre, si rischiava la figuraccia nei primi minuti di gioco e invece abbiamo reagito. Veramente bravi. Però ora testa all'Atalanta, che è una partita difficilissima, Atalanta-Milan, ok? Fino alla fine del campionato. Col Newcastle proviamoci, speriamo che qualche Leao recuperi. Insomma, che sto dicendo, che il ritorno di Leao sarebbe veramente il top. Chukwueze deve un po' riposarsi, quindi vediamo di muoverci, ok? Bene ragazzi, il video è finito, lo faccio breve perché qua si sta affollando troppo. Lasciate un like e condividete. Ciao ciao.